No, il centrodestra ieri è stato unito, francamente la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che non sono rappresentati al Senato, ma la loro posizione politica è molto chiara, ha nettamente dato segno di contrarietà a questa riforma non votandola, più di quello non so cosa potesse fare. Chi era favorevole a questa riforma se n'è andato da tempo dal nostro movimento politico, ha fatto altre scelte che io non condivido, ma sono scelte loro. Per quanto riguarda il caso dei due senatori che hanno votato la riforma, sono due persone che mi sembra, come dire, li si debba riconoscere libertà di coscienza e libertà di giudizio, ma certamente non rappresentano la linea del partito. Personalmente penso di questa riforma approvata ieri quel che pensavo ieri l'altro prima che venisse approvata. È una brutta riforma, è una riforma sostanzialmente pasticciata ed inutile, un po' come la riforma che ha abolito le province di fatto, non cancellando un soldo di costo per i cittadini, ma solamente facendo confusione nella pubblica amministrazione. Questo ha creato un Senato di cui non si capisce quali siano i compiti e le esigenze, ha creato una suddivisione di poteri tra Stato e Regioni che non fa chiarezza e non eliminerà il contenzioso, non viela le attività dei senatori, combinata con una legge elettorale che non è particolarmente conforme a quello che è il bipolarismo italiano, che è fatto per coalizioni e invece questa lo spinge verso i partiti, crea una gran confusione con cui purtroppo temo faremo i conti nei prossimi anni. Non è vero che queste riforme servono per la ripresa e per l'efficienza, queste riforme saranno un ulteriore elemento di inefficienza del Paese.